Salve a tutti, sono io Carmelo Rizzo. Volevo spiegarvi qualcosa. Ho scritto qualcosa perché mi dimentico un po' tutto io, anche quando parlo. Allora, a me non mi è garbata sta cosa delle monetizzazioni, che toccano tutte le monetizzazioni a tutti quelli che sono sotto i 1000 iscritti. Non mi garba proprio, perché YouTube ha fatto una scorrettezza secondo me e secondo tanti altri che naturalmente sono arrivati a un certo punto, a un certo livello di visualizzazione, di iscrizione. Allora mi sono fatto un calcolo così al volo. Allora, ho fatto 4000 ore diviso 365 giorni, equivalgono a 10 ore, quasi 11 ore, diciamo 10 ore e 99. Perciò, 10 ore di visualizzazione al giorno. Ma chi ci riesce a fare 10 ore al giorno di visualizzazione? Che uno c'ha un video di 20 secondi, 25 secondi, un minuto, due minuti. Ci vogliono anni prima che uno fa 4000 ore di visualizzazione. Perciò sono avvantaggiati quelli che naturalmente sono stati iscritti prima, oppure naturalmente hanno fatto più visualizzazioni. Sono più avvantaggiati che ha 10.000 iscritti, che ha 15.000 iscritti, che ha 100.000 iscritti. Per noi poveri iscritti che abbiamo sotto i 999 iscritti, tolgo la monetizzazione anche che abbiamo fatto il video da un anno. Cioè, in pratica ci sono milioni di video in corso senza monetizzati. Ma se per voi è giusto, mettetelo sotto, me lo scrivete bene, poi io so cosa fare, perché io li bersaglio sempre a questi di YouTube adesso, perché già mi sono rotto. Comunque, l'hanno studiata bene in pratica, come avere video e non retribuirli o non monetizzarli. Adesso mi chiedo, quanti iscritti non sono più monetizzati? Milioni? Mica ci sono a milioni veramente di iscritti non monetizzati. Comunque, YouTube è stato scorretto verso tutti noi iscritti. Credo che sia giusto che non monetizzare video nuovi. Di non monetizzare video nuovi. Cioè, i video vecchi che sono stati già monetizzati non si dovrebbero più togliere le monetizzazioni, perché sono andate avanti nel corso dei giorni e degli anni. Non c'è motivo di togliere le monetizzazioni che già c'erano. Cioè, se YouTube mi sta ascoltando e chi mi sta ascoltando, fatevi un reso conto di quello che state combinando, perché penso o se ne cancelleranno tante di persone da YouTube e cancelleranno anche i video, cioè sarà minore visualizzazione anche per YouTube di vedere video o di mostrare a tutto il mondo altri video, anche che sono di piccolo calibro, diciamo, che non sono così belli, non sono così fatti bene, tipo i miei, diciamo, dai, qualcuno dei miei che fa schifo proprio. Comunque, io dico una cosa, le regole YouTube le ha cambiate da solo, l'ha fatte da solo, e non ha dato neanche conto di chi potrebbe danneggiare, di chi non potrebbe danneggiare. Superare naturalmente 10-11 ore al giorno di visualizzazione mi sembra un po' esagerata. Io avevo letto male, ho scritto 4000 minuti. 4000 minuti non sono 4000 ore, ma 4000 minuti. È un po' diversa la situazione. Comunque, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata, e scusatemi se ho fatto questo video un po' particolare, che ci sono sempre queste piccole inconvenienti che non mi garbano proprio. Vi ringrazio.